Buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news, attimi di puro terrore, quelli vissuti da una donna nella notte appena trascorsa alla periferia di Lecce. La signora era presso un distributore di benzina per fare rifornimento quando un uomo è sbucato all'improvviso e dopo averla minacciata con un fucile a canne mozze si è fatto consegnare le chiavi dell'auto per poi darsi alla fuga a bordo del mezzo. Gli agenti della volante, dopo aver rintracciato il malvivente, lo hanno inseguito. L'uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro i poliziotti che sono comunque riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Ancora cronaca spaccata nella centrale Piazza del Sole a Calimera, dove ignoti hanno preso di mira il bancomat dell'Unicredit, asportandolo con l'aiuto di un escavatore, provocando danni all'edificio che lo ospita. L'allarme però è scattato nell'immediato, facendo intervenire prima le guardie giurate e poi i carabinieri. I ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo e sono scappati senza bottino. Voltiamo pagina, amara sorpresa all'inizio dell'anno scolastico, una parte del solaio dell'istituto Enrico Fermi di Lecce è crollata. A segnalare la notizia all'associazione Blocco Studentesco, che in una nota afferma questioni legate alla precarietà dell'edilizia scolastica, chiederemo subito un incontro alle istituzioni. Un nuovo sbarco sulle coste del Salento si registra nella serata di ieri. È stato intercettato a circa 20 miglia al largo di Leuca un veliero diretto verso la costa. I finanzieri si sono insospettiti per gli strani cambi di rotta e l'insolito carico che evidenziava lo scafo. Si trattava di 75 cittadini extracomunitari di nazionalità siriana, pakistana, iraniana e afghana, 44 uomini, 19 donne e 12 bambini. Di cui 19 sono stati condotti presso la masseria Ghermi di Surbo, 52 presso il Don Tonino Bello, 4 migranti sono stati ricoverati presso l'ospedale di Scorrano per ipotermia. Concludiamo con lo sport. Per il primo turno infrasettimanale della stagione di Lega Pro, il Lecce riceverà questa sera al Via del Mare il Catanzaro di Mister Somma. Padalino conferma Bleve tra i pali, Ciancio pronto a tornare tra i titolari. Calcio d'inizio alle 20:30. Le breaking news terminano qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci a domani.